Ma sapevamo innanzitutto che era una partita molto difficile. Modena veniva qui per giocarsi ogni pallone fino alla morte e così è stato. Il punteggio appunto ne è una dimostrazione. E potevamo vincerla quando volevamo, sì e no, perché comunque loro sono molto solidi, non mollano mai, come ho già detto, e quindi anche fare un break è molto difficile contro di loro. Ci sono state qualche piccolo passaggio a vuoto, però si è riusciti alla fine a tenere botta fino in fondo. Girone B, nulla di scontato, almeno fino ad ora. Patto col campionato, un po' da rivedere per voi, quel 21-21 con l'Oriago, che è lì però, è in vetta assieme, adesso non più assieme a voi perché riposava, ma c'è, ci sono anche altre squadre. Teramo ha vinto oggi con Cologne, si è riportata sotto rispetto al primo posto, insomma, equilibrio assoluto fino ad ora. Sì, già all'inizio si sapeva che sarebbe stato un girone molto equilibrato e le big degli anni scorsi, Romagna e Carpi, si sapeva che avevano cambiato il roster e nella dimostrazione i loro punti in campionato. Tuttavia ci sono molte squadre che promettono bene, soprattutto la fase finale, verso la fine del girone. E alcuni risultati sì, sono un po' strani, un po' particolari, però come ho già detto, è un girone molto equilibrato, quindi chiunque può vincere dovunque. A chi dice che Bologna invece è strafavorita per la vittoria, cosa rispondi? Ma sicuramente noi abbiamo fatto una squadra, come si sa già, che punta in alto. Punta ad arrivare sicuramente tra le prime due e quindi andare anche in Coppa Italia, magari, togliersi qualche soddisfazione. Però già la prima partita contro Oriago in casa abbiamo pareggiato 21-21, come hai detto tu prima, e quindi bisogna stare concentrati su ogni partita perché non c'è mai una partita scontata fin dall'inizio. Comunque venivamo qua e possiamo dire di cioè non aveva niente da perdere. Siamo in casa di una delle favorite, cioè sicuramente la favorita di questo girone, ma personalmente credo che si andranno a giocare la pool scudetto. Noi siamo una neopromossa, siamo tutti giovani a parte qualche uomo d'esperienza, primo anno per noi, per me, in Serie A1 e siamo contenti della prestazione, non del risultato, però ne eravamo consapevoli. Ecco, è una partita che comunque al di là del risultato è un'iniezione di fiducia per una neopromossa come voi in una corsa lunghissima verso la permanenza in A1. Sì, come hai detto te, è lunghissima perché ci sono tutta una serie di turni preliminari da affrontare per rimanere in A1. Noi non abbiamo neanche quell'ambizione lì perché pensiamo solo a crescere di partita in partita, non, cioè dalla società, dalla squadra. Come hai detto te, si ragiona match dopo match e oggi sì, oggi sinceramente la squadra vista in campo ha espresso un ottimo gioco. Che idea ti sei fatto dopo le prime 6 giornate, compresa quella di oggi, degli equilibri di questo girone B? No, beh, sicuramente c'è una sorpresa che è l'Oriago, perché anche loro neopromossi, anche loro in precampionato avevano ottenuto dei risultati ondivaghi, diciamo. E stanno veramente vincendo, sono venuti a pareggiare qua, stanno facendo un campionato veramente incredibile. Le altre, c'è cioè Bologna che è una certezza sicuramente, e poi vedo molto equilibrio tra le altre, sinceramente. Forse anche Cologne, sicuramente, è una società di grande tradizione. E sta tenendo fede ai pronostici. Vediamo, siamo tutte lì e adesso ragioniamo partita per partita.